I'm getting higher just to feel ya, cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, cause I miss you. Sempre, ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati sul canale di Progetto. Questa è la seconda puntata sul Buck Converter e sarà l'ultima perché appunto vedrete che cosa sono riuscito ad ottenere con questo Step Down Converter. Nella scorsa puntata avete visto che cosa sono riuscito a creare con il primo convertitore Step Down. Questo circuito mi ha permesso di valutare molti aspetti della progettazione di un circuito elettronico, però effettivamente questo circuito era molto problematico, a partire soprattutto dalle dimensioni dei componenti, come avete visto nella scorsa puntata, che erano difficili da saldare, e inoltre c'era un problema con le piste, nel senso che erano state progettate così tanto per. Non c'è stata una progettazione anche sulle dimensioni, sulla lunghezza delle tracce e cose del genere, che è lo stesso importante quando si va a progettare dei circuiti elettronici. Sono dunque andato a mandare in produzione, sempre da JLC PCB, un secondo circuito. Innanzitutto vedete che la qualità è pazzesca, potete vedere attraverso il circuito le piste e hanno fatto un lavoro pazzesco. Questa volta qui non sono andato a collaborare con JLC PCB perché non ero sicuro di riuscire a far uscire questo video. Quindi come un cliente qualsiasi ho ordinato questo PCB e l'ho pagato. Questo anche per dimostrarvi che tutte le collaborazioni che andiamo a fare sono collaborazioni in cui crediamo molto, nel senso che non vi consiglierei mai un prodotto di scarsa qualità. Come vedete la qualità dei prodotti realizzati da JLC PCB è assurda, sono qualcosa di pazzesco, veramente di alta qualità. E ve l'ho consigliato nello scorso video, ma allo stesso modo anch'io mi vado a rifornire nel caso di necessità di un PCB eventualmente da JLC PCB, assolutamente. Quindi l'ultima cosa che rimane da fare dopo aver visto la saldatura dei componenti è vedere se effettivamente il circuito funziona. E ora ragazzi vi lascio una breve ripresa cinematica. Fools run away
for something that I thought I'd never find. And what is right and what is wrong when all I ever saw was love? But let's get lost in love tonight. Quindi avete visto che effettivamente il circuito funziona e funziona alla perfezione. Nel caso qualcuno poi non ci credesse, vi ripeto, ho perso il PCB, eccolo qua, vi ripeto il test, quindi ho di nuovo qui il mio PCB, vado ad accendere, prendiamo un LED dal kit di LED, prendo un LED bianco perché solitamente non è necessario metterci una resistenza da 220 ohm, andiamo a collegare il positivo al cavo giallo e il negativo al cavo nero. Perfetto, ora andiamo ad accendere il circuito. Qui mi sta mostrando 48 volt, ve lo giro, spero che riusciate a vederlo, e quindi vado a inserire il LED all'interno dei terminali. Se riesco a fare contatto, vedete che il LED si è acceso. Ecco, magari da qui riuscite a vedere meglio, sarà un po' complicato tenere la macchina fotografica in mano e utilizzare il LED, però andiamo ad accendere l'alimentatore da banco, vedete che sono 48 volt, l'assorbimento a vuoto è 0 ampere e questo è tanta roba, quindi significa che non ci sono percorsi resistivi nel circuito che vanno a massa anche quando non c'è un carico collegato. Vedete che i cavi sono collegati all'alimentatore da banco, che gli ho fatto fare un giro per tenerli un po' fuori dalle scatole. Andiamo ad appoggiare il LED, se ci riesco, sul PCB e vedete che si illumina. Poi dopo, ecco, ora fa contatto perfettamente, vedete che si illumina. Ora il consumo si aggira attorno ai 18 mA, 17, sempre ad una tensione di 48 volt in alimentazione, e in uscita abbiamo i 5 volt. Naturalmente servirebbe un oscilloscopio per analizzare meglio l'uscita di questo convertitore step down, ne ho acquistato uno a 30 euro, però è abbastanza un bidone, quindi ho provato ad utilizzarlo. L'uscita è più o meno 4,9 4,8, va benissimo così, e inoltre avete visto che alimentando Arduino non ha assolutamente problemi. E dunque ragazzi, rieccoci qui, facciamo un resoconto di quella che è stata la progettazione di questo circuito elettronico per una persona che non ha mai progettato un circuito elettronico. Come sapete bene, noi abbiamo trattato finora soltanto video di programmazione. La creazione di un circuito elettronico con Arduino è abbastanza semplice. Questa qui è piuttosto diversa, perché appunto si parte da uno studio analitico del problema, del sistema che si vuole realizzare. Quindi si tirano fuori i datasheet, si guardano tutte le formule, si calcola tutte le resistenze, condensatori, induttanze che vanno inserite nel circuito, per poi successivamente simulare il circuito e vedere se si attiene ai parametri calcolati durante la fase di progettazione. Vi giuro ragazzi che è una parte di progetto veramente molto bella, perché appunto da semplici formule si riesce a ricavare qualcosa di concreto. Vi devo dire che non è stato assolutamente facile progettare questo circuito, perché appunto avete visto che la prima versione l'ho mandata in produzione, l'ho testata, non funzionava correttamente, ed è servito tantissimo provare, scancherare con queste cose qui per imparare cose nuove. Quindi per partire da questo circuito e arrivare a quest'altro c'è stato uno studio e una serie di esperienze che hanno permesso di imparare molti aspetti fondamentali della progettazione circuitale. Ad esempio,
la cosa più banale che è stata il problema, insomma, del primo circuito era la lunghezza delle piste e le sue dimensioni. Come vedete qui, tutte le piste che riguardano la tensione di ingresso e la tensione di uscita sono grosse, sono 3 mm, mentre le altre per sicurezza comunque sono larghe quanto i piedini dell'LMR 16020. Quanto è costata questa progettazione? Perché appunto quando poi si va a realizzare un prodotto concreto dobbiamo vedere anche quali sono i costi. Allora, come vi ho detto, da JLC PCB ho acquistato il secondo circuito e ho pagato sempre $2 perché il loro servizio effettivamente è conveniente. Poi dopo, per quanto riguarda la spedizione, quello è un discorso diverso e ho notato che varia anche un po' in base al periodo. Comunque più o meno sono 15 euro di spedizione, quindi in totale abbiamo pagato 17 euro per 5 PCB, che comunque va benissimo, perché di solito i PCB vengono prodotti in grandi quantità per diventare economici. Quindi insomma il costo dei PCB ci sta un sacco. Per quanto riguarda invece i componenti elettronici, li ho ordinati da Farnell, che tra tutti è quello che secondo me è il più conveniente. Poi ragazzi, se ne avete uno più conveniente ditemelo assolutamente qui sotto nei commenti. In sostanza, da Farnell c'è la spedizione a un 10 euro con UPS in 24 ore, quindi anche se costa un po', insomma ci sta, perché tu ordini e il giorno dopo c'hai i componenti elettronici. D'altro canto, per tutti i componenti che sono stati necessari per andare a finire il circuito, ho speso in totale qualcosa come 45 euro. 45 sia per il primo circuito e 45 per il secondo circuito, quindi siamo giù di lì. In realtà nel secondo ordine ho comprato una scheda molto particolare che ora non si trova sul mercato, però lì ce l'hanno, e che probabilmente appena arriverà ci farò un video. Quindi ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando, per non perdervelo. In ogni caso, l'LMR costava sui 3 euro, le resistenze e i condensatori sono quelle che costano meno. Ecco, le induttanze SMD costano un pochino di più, perché per 3 induttanze dovrei aver speso qualcosa come 2,40 euro. Per quanto riguarda il secondo ordine, è stato anche difficile riuscire a trovare tutti i componenti, perché ultimamente c'è una crisi nel mercato dei componenti elettronici. Infatti vedete, avete visto che alcuni componenti o sono più grossi o sono più piccoli, perché appunto non li trovavo, cioè erano proprio o fuori produzione oppure arrivavano a luglio. Però insomma ragazzi, aspettare fino a luglio sarebbe stato abbastanza un problema. Quindi ragazzi, io spero che questi due video sul buck converter vi siano piaciuti, soprattutto quest'ultimo dove abbiamo visto la ciccia, quindi l'abbiamo visto funzionare, e che vi siano stati utili da un punto di vista di esperienza, quindi che abbiate capito più o meno come funziona la progettazione circuitale. Come sempre, io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando lasciateci un like per supportarci se vi è piaciuto e se l'avete trovato interessante questo video. Per qualsiasi cosa noi siamo sempre disponibili, scriveteci qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale sia per supportarci che per rimanere sempre aggiornati. Attivando la campanellina vi arriva in automatico la notifica della pubblicazione di ogni video. Seguiteci sui nostri social, dove pubblichiamo solitamente degli inediti sui prossimi video, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!